Programmare il recupero e la distribuzione di prodotti alimentari eccedenti per combattere la povertà alimentare è lo scopo dell'Associazione Politico-Culturale Prima Persona che nell'ambito della manifestazione Obiettivo Povertà Zero, organizzata a Potenza al Teatro Stabile, ha coinvolto professionisti, mondo associativo e rappresentanti delle istituzioni per approfondire con loro il tema in ambito normativo e tecnico, lasciando spazio ad alcune proposte di successo per contenere il fenomeno. L'evento è nato dall'esigenza di portare a conoscenza quelle che possono essere le modalità di gestione con le quali imprese, istituzioni e realtà sociali possono trasformare le eccedenze in risorse per la lotta alla povertà alimentare. Quello degli sprechi, infatti, è un tema al centro di molti dibattiti nazionali e internazionali, soprattutto in questo periodo di crisi e di contrazione dei consumi delle famiglie. E il fatto di riuscire a mettere a sistema la ridistribuzione delle eccedenze alimentari con un sistema ben collaudato e di comprovata capacità di risoluzione del problema è particolarmente importante, nel senso che ci sono troppe eccedenze nelle famiglie, nelle aziende, nei supermercati che poi finiscono per essere buttate. E io quello che sostengo è che noi siamo stati educati nella nostra generazione che il cibo non si butta, perché il cibo deve essere consumato dalle persone e quindi bisogna trovare un sistema affinché, anziché buttare questo cibo, venga distribuito a chi ne ha bisogno. Sicuramente un'azione concreta può essere fatta nel tema degli sprechi alimentari. Se le pubbliche istituzioni mettessero a disposizione gli strumenti normativi e tecnologici e riunissero attorno a un tavolo gli operatori che già normalmente operano in questo settore da anni con notevoli risultati, sicuramente